Credo che nessuno di noi si aspettasse di poter vedere la gente tornare. Però uno che aveva detto, me lo ricordo. La situazione si sistemerà, quindi tranquilli. Arriveranno DLC pazzeschi, probabilmente arriveranno pure gli NPC umani. No, aspetta, avevo detto, arriveranno gli NPC umani con 7 mesi di anticipo. Ma allora forse è proprio vero che io sono il profeta! Ok ragazzi, bella a tutti, era un botto che non vi giocavo il profeta, ma non ci poteva essere il giorno migliore di questo perché abbiamo sempre avuto ragione noi, adesso abbiamo la prova. Piccola problematica è che buona parte della nostra controparte haters sono analfabeti funzionali, quindi loro non capiranno comunque che abbiamo sempre avuto ragione noi. Perché secondo loro la Bethesda non ha messo gli NPC perché non gli andava di lavorare, perché sono delle... fate schifo, vergogna, non vi va di lavorare, ladri, truffatori... Non capendo che era semplicemente un altro gioco, non era Fallout 4 e semplicemente gli NPC sarebbero arrivati più avanti, faceva parte della storia. Era palese, perché se non è così, io sono davvero il profeta, ragazzi, perché io l'avevo detto 8 mesi fa, se no com'è possibile? Forse perché era abbastanza palese se tu sei una persona che sa leggere. Ti basta questo. Che poi la cosa del profeta è nata proprio per prendere in giro gli haters che dicevano ti trattano tutti come se fossi un profeta a me, ma quando mai? Allora poi avevamo fatto, una volta che avevo indovinato una cosa sull'enclave che era dentro il Whitespring, avevo supposto proprio qualche giorno prima che poi era uscita questa notizia che magari ci poteva essere l'enclave sotto il Whitespring, visto che nella realtà lì c'è un bunker proprio dedicato alla presidenza, sono arrivato per una cosa logica, da lì il fomento comunque abbiamo fatto, allora forse è proprio vero che sono il profeta. Però vabbè, fondamentalmente si scherza, infatti è pure un po' pezzare la cosa contro di me e farli innervosire. È anche divertente prenderli in giro. Comunque ragazzi, la cosa che siamo andati ad analizzare per bene questo trailer, raga, voi non avete idea, cioè gli NPC il minimo, voi non avete idea delle cose che sono uscite da un minuto di trailer. È passato del tempo, dall'apertura del Vault 76. Questo pezzo ci dà la conferma che la storia principale di Fallout 76 sta avanzando nel tempo, ma soprattutto che le bestie ardenti saranno presenti in Wastelander. Anche se noi abbiamo trovato una cura per gli ardenti, non abbiamo ancora debellato le bestie ardenti dal sottosuolo dell'Appalachia. E abbiamo scoperto che l'Appalachia ormai non è più la stessa. Tutti noi ne abbiamo viste tante. Ne abbiamo passate tante. Fa la sua comparsa il primo NPC umano di Fallout 76 accompagnato da un altro piccolo gruppo di sopravvissuti, lo vediamo ad Anchor Farm, anche se molti di voi mi avevano espresso la paura che questi NPC sarebbero stati risegati in una piccola zona esterna dell'Appalachia, invece no ragazzi, questa è Anchor Farm, si trova subito sopra al Vault 76, quindi tranquilli, e vi assicuro che questo DLC sarà l'endgame che tutti stiamo cercando e probabilmente, anzi, sarà l'apertura di un altro ipotetico finale. Tenetevi forti, ragazzi, capirete tutto più avanti. Vieni da quel vault. Puoi aiutarci. Già dal primo incontro notiamo una cosa bellissima che ci è mancata veramente molto, la possibilità di interazione con scelte multiple e la prova di carisma e la prova di percezione con le special, quindi iniziate a mettere punti carisma ragazzi perché vi serviranno per attivare nuove linee di dialogo. Tipo con carisma possiamo dire che lo aiuteremo ma se ne vale la pena, quindi probabilmente chiederemo qualcosa in cambio, o possiamo essere amichevoli, accettare normalmente, o la cosa che mi ha confuso di più e apre davvero a tantissime teorie... L'ultima risposta, ti sembra un ente di beneficenza? Questo fa capire che noi potremmo anche decidere di non aiutarli questi NPC. Allora molto probabilmente ci deve essere un'alternativa. Abbiamo viaggiato parecchio. Dicono ci sia speranza in Appalachia. Ricostruzione. Reazione. Combatteremo al tuo fianco. Cattetto. Ebbene sì, cari sopravvissuti, avete capito bene, non saranno dei semplici NPC che ci daranno delle stupide missioni, ma ci saranno anche NPC che ci accompagneranno, saranno dei veri e propri compagni come in tutti i Fallout. E se vediamo le immagini, c'è un abitante del Vault, con la tuta del Vault che saremmo noi, accompagnato da un NPC che combattono contro un Rider, che sembra essere tornato ad occupare tutti i vari insediamenti dei Rider che ci sono in tutta la Palagia. Quindi vi consiglio ragazzi di mettervi da parte un po' di equipaggiamento che dovrete dare ai vostri compagni. Non ho capito bene se potremmo avere un bel po' di coloni proprio da mettere, da ospitare nel camp, questo ancora non è chiaro. Per adesso comunque sembra certo che avremo un compagno che ci segue. Combatteremo
tuo fianco. Sembra, ragazzi, che potremmo costruire una vera e propria città dentro la stazione spaziale precipitata, un po' come Megaton in Fallout 3, che era stata creata da un aereo militare precipitato. Questa città verrà costruita nello scheletro distrutto della stazione spaziale e verrà riadattato per ospitare centinaia di coloni. Io non vedo l'ora, ragazzi. Questo apre migliaia di possibilità, ragazzi, a livello di trama, soprattutto perché un altro compagno di giochi si è unito alla festa. Siamo stati ovunque, abbiamo visto di tutto. E quello che abbiamo imparato è questo. Domina la zona contaminata prima che lei domini te. Guardando quell'armatura ho pensato, cacchio, siamo di fronte ai fottutissimi famigerati Khan della Nuova California oppure i guerrieri Khan mongoli di New Vegas. Ma in teoria il periodo storico non li potrebbe portare in West Virginia, visto che sono usciti dal Vault 15 e il Vault 15 in teoria ancora non si è aperto. È passato del tempo dall'apertura del Vault 76. È vero che il sovrintendente dice che è passato molto tempo dall'apertura del Vault 76, ma sarebbero dovuti passare 50 anni perché i Khan si sono generati dopo che sono evasi dal Vault 15 nel 2162. Anche se quell'armatura sembrerebbe una classica armatura utilizzata dai Khan, molto probabilmente la moda è iniziata prima in West Virginia. Comunque, ragazzi, la cosa più importante è che sembra esserci un'altra fazione, quella dei predoni. Poi intravediamo una nuova area sotterranea e una nuova armatura atomica che sembrerebbe una specie di armatura da combattimento riadattata ad armatura atomica. Questo ambiente sotterraneo ricorda il covo delle bestie ardenti, quindi penso sia forse molto probabilmente il nido principale o dove facevano i test l'enclave, un punto ancora più profondo che spero forse ci farà debellare definitivamente le bestie ardenti? Questo non lo sappiamo, ma dobbiamo già iniziare a preoccuparci per un'altra terrificante creatura, molto probabilmente legata al virus FIV, come tante altre creature del mondo di Fallout, come il centauro, il Deathclaw, i supermutanti. Questo virus ha evoluto forzatamente una marea di creature e gli effetti sono abbastanza riconoscibili. Questo sembrerebbe un centauro soltanto con una forma diversa, perché sembrerebbe un umanoide, un uomo, cioè oppure vari uomini in un unico essere vivente, e non si sa bene, non c'è nulla legato a Fallout su questa creatura per ora. Sembrerebbe un centauro, ma avendo tre teste io lo chiamerei più un Cerbero. Cerbero! La domanda è: sei con loro o con noi? Non è possibile. La domanda è: sei con loro o con noi? Ragazzi, io non so se vi state rendendo conto delle potenzialità di questo DLC. Potremmo decidere se allearci con i sopravvissuti oppure con i predoni e saccheggiare i sopravvissuti. E probabilmente, regà, non lo so, si creeranno delle faide. Sai quanti gilde di infamoni conosco che sono molto più dalla parte del karma negativo e andrebbero ad attaccare la città? Potremmo decidere se difenderla nel server. Non lo so, raga, di tutto, se può aprire di tutto. E la cosa più assurda, non so se io non l'avevamo notato durante le tre, c'è un nuovo Vault, il Vault 79. O quelli della Bethesda sono diventati dislessici e volevano scrivere 76, ma questo è un altro Vault. Appariva anche in Westlander nella prima immagine che si era vista, si vedevano queste persone che uscivano con delle monete d'oro, quindi probabilmente un Vault dove ci saranno tantissime, suppongo, qui si vede proprio una guerra da questa immagine, ci saranno tantissime risorse e probabilmente ce le dovremo litigare con chi si è alleato con i predoni e chi si è alleato con i sopravvissuti, i normali coloni della città. E non lo so, ragazzi, dovremmo difendere la cittadella. Credo che probabilmente ci sarà anche un insediamento principale per i predoni. Top of the World probabilmente tornerà ad essere abitata e magari Rose inizierà a organizzare i suoi classici incontri clandestini. Il Vault 79 in realtà non è mai stato citato, ma per una storia non canonica lo vedrebbe situato, grazie a una mod di Fallout New Vegas, a Detroit. Che, ragazzi, in effetti, se andiamo a vedere, è all'incirca 200 km, quindi 5 giorni di marcia
marcia a piedi dal West Virginia. Stessa cosa per Boston, all'incirca il West Virginia è a metà tra le due direzioni, all'incirca 4-5 giorni di marcia, quindi sono posti veramente vicini. E quindi io non lo so, raga, io sarà che sono un amante della storia di Fallout e non vedo l'ora di poter parlare con questi NPC e vedere cosa mi racconteranno di tutte le zone vicine al West Virginia in questo periodo storico, perché la situazione, ragazzi, è qualcosa di terrificante. Detto questo, probabilmente dovremo fare una guerra, e sarà una guerra aperta, come vediamo anche in questa immagine, per conquistare questo vault. Vediamo anche che c'è un uomo che impugna un moschetto, quindi probabilmente il bisnonno di Preston Garvey. Vediamo anche uno che sembra avere la dinamite e, ma soprattutto, l'arma più assurda che arriverà direttamente da New Vegas, il cannone al plasma, un'arma unica di New Vegas che era pazzesca. Molto probabilmente non sarà così potente, ma è un'arma che c'è da aspettarsi che farà un bel po' di danni. Per tutti quelli che hanno paura che questo inverno nucleare stia portando via giocatori alla modalità avventura, non vi preoccupate, ragazzi, perché a novembre, questa probabilmente è il mese, perché dicono il prossimo anno, inizia il secondo anno, quindi è sicuramente dopo il 14, io credo intorno a comunque metà novembre, il 18, una data così, probabilmente uscirà Westlander. E quindi, ragazzi, tranquilli. Oltretutto stanno arrivando tanti altri piccoli DLC oltre Westlander. Arriverà la presidenza degli Stati Uniti, 5 stelle dei leggendari, probabilmente Automadron con i robot che potremmo ricostruire noi come Fallout 4. Quindi, ragazzi, stanno arrivando tantissime cose. Credo anche che nella modalità sopravvivenza si potranno uccidere e magari lanciare le testate nucleari direttamente sulla cittadella, quindi succederà un casino. Comunque le scelte multiple sono già presenti e si vedono chiaramente. Già il fatto di dover scegliere se essere con i predoni o essere con i normali sopravvissuti, i coloni, per difenderli, è già una scelta questa, quindi già questa è palese. In più abbiamo visto che hanno aggiunto varie linee di dialogo con gli NPC e quindi renderanno tutto più vario. Io spero che questo porterà anche a effetti diversi in base ai dialoghi per ogni giocatore. Detto questo, ragazzi, io sono veramente strapropositivo e vorrei un attimo gli ultimi due minuti impiegarli per farvi vedere 2-3 estratti di video di mesi e mesi fa, perché visto che ormai avete un'idea chiara di come sarà questo DLC, vedendo questa piccola clip finale vi renderete conto di qual era la mia idea su questo DLC anche 6 mesi fa e vi metterete paura. Che questo forse è la risposta a tutte quelle persone che mi chiedono: ma perché ti piace tanto Fallout 76? Regà, io dico, sarebbe bello se fosse così, sarebbe bello se questa cosa diventasse così, sarebbe bello se alla fine tutto diventa come avevo sperato. Ma come fa a non piacermi? Cioè, mi calza a pennello, fondamentalmente. Quindi è perfettamente di mio gusto e quindi ovviamente mi piace, come magari anche a molti di voi. E adesso sentite qua, raga, sentite, fa paura. Più la mia teoria è proprio questa, che è stato già pensato per iniziare senza NPC per poi poterli acquisire più avanti con una storia principale che avanzerà nel tempo. Cioè, magari adesso noi riusciremo a debellare del tutto, non penso le bestie ardenti, ma almeno il loro virus, riusciamo davvero a creare delle piccole cittadine di NPC dove potrebbero nascere davvero tantissime nuove missioni interessanti, anche degli altri giocatori, dove dei giocatori potrebbero essere interessati a uccidere i tuoi NPC. Sarebbe figo, cioè nel senso, come se fare delle fazioni, noi siamo quelli buoni che difendono la città e altri invece, a me non me ne fotte un cazzo degli NPC, voglio fare la fazione cattiva e faccio il predone che ruba. E lo so, ragazzi, mi metto paura da solo, cioè nel senso, ogni piccolo particolare era giusto, quindi non lo so, vabbè. E comunque l'unica piccola problematica è questo potere divinatorio non lo posso utilizzare per salvare la gente dalle guerre oppure per vincere al Super Enalotto, ahimè, funziona soltanto sulle novità dei prossimi videogiochi. Comunque, ragazzuoli, siamo in live su Twitch proprio adesso, trovate il link in descrizione nei top commenti, quindi se cliccateci e ci vediamo in live fra pochi minuti su Twitch. E dai, ciao belli.